Buonasera soprattutto alle bambine e ai bambini intervenuti, a tutte le ragazze e tutti i ragazzi, e ci ritroviamo qui per un evento veramente bellissimo, che è quello dell'inaugurazione del centro di primo soccorso delle tartarughe Caretta Caretta. È un centro di primo soccorso che nasce da oggi a Termini Imerese ed è collegato, nel senso è un'emanazione del centro di primo soccorso invece di Palermo, dell'Istituto Zooprofilattico Regionale. Qui adesso darò la parola alla sindaco di Termini Imerese Maria Terranova, al presidente dell'Istituto Zooprofilattico, anzi al commissario dell'Istituto Zooprofilattico Regionale, dottore Toti Seminara, all'onorevole Luigi Sunseri, e infine al comandante della capitaneria di porto di Termini Imerese, il comandante Luca Turrisi. Cosa stiamo per fare oggi? Oggi questo spazio, che spesso diciamo non è riuscito a trovare la propria vocazione, prende la vocazione invece rispetto al mare, alla tutela del mare, all'amore per la natura, e quindi questo spazio viene assolutamente riqualificato. Questa è una sede che noi speriamo essere al momento temporanea, che speriamo stiamo investendo come amministrazione nella possibilità di aprire il Museo del Mare alle spalle in locali di gran lunga più ampi e accoglienti, affinché anche il numero delle vasche possa essere superiore e accogliere un numero di esemplari. L'obiettivo è quello di dare una prima destinazione, un primo aiuto a tutto quello che viene, diciamo, a tutte le Caretta Caretta che entrano in difficoltà in questa parte, diciamo, orientale della Sicilia rispetto al capoluogo di Palermo. Adesso vorrei dare innanzitutto la parola alla sindaco di Termini Imerese in questo momento per i ringraziamenti, la salute e l'apertura. Buonasera a tutti. Io un saluto. Oggi veramente siamo contenti perché questo percorso non pensate che inizi molto tempo fa, ma è iniziato quando abbiamo liberato Imera, e cioè la prima Caretta Caretta, che credo tutti ricorderanno, alla spiaggetta di Termini Imerese. E ci siamo incontrati con il dottore Seminara e io mi ricordo il primo discorso con lui, il primo dialogo con lui, quando ci siamo guardati, abbiamo fatto questa bellissima esperienza che è piaciuta soprattutto ai più piccini, abbiamo detto: ma perché non costruire, non pensare a un centro di recupero a Termini Imerese di primo soccorso delle Caretta Caretta? Da lì, una volta condivisa veramente l'idea, proprio eravamo sulla spiaggetta di Termini Imerese mentre stavamo liberando Imera, questo bellissimo esemplare, da lì, da quel momento, ci siamo messi subito a lavorare. E non è stato facile perché abbiamo individuato il locale prima conteneva lo sportello universitario, che è stato trasferito a Termini Alta. Abbiamo investito su questo locale, ma abbiamo investito veramente tutti, e soprattutto hanno investito su questo locale, a parte chiaramente l'Istituto Zooprofilattico di Sicilia, ma a titolo di assoluto e di puro volontariato l'associazione Pittamuri, che voi vedete ha realizzato completamente, e io farei un applauso perché veramente l'unicità anche di questo locale, i disegni, è assolutamente bellissimo. Io veramente ringrazio i Pittamuri perché rappresentano un esempio straordinario per la città di Termini Imerese, e poi chiaramente l'associazione Fare Ambiente, con cui il comune di Termini Imerese ha poi stipulato una convenzione, perché chiaramente le tartarughe andranno monitorate, andranno osservate, andranno controllate, sempre in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico. Questo è diventato un punto di riferimento. Ebbene, da una chiacchierata nasce il centro, e quindi la sede di Termini Imerese del centro di recupero e di primo soccorso delle tartarughe Caretta Caretta. Già abbiamo due esemplari dentro, e quindi siamo veramente felicissimi, perché da una chiacchierata e poi da una grande intesa è nata una bellissima iniziativa che siamo sicuri porteremo avanti. Soprattutto diventerà un punto di riferimento, ma anche per le scolaresche, chiaramente massimamente controllato, riusciremo, io sono convinta, anche a fare importanti attività in collaborazione con le scuole, e vedremo anche un primo passo verso, diciamo, un rilancio di questa città, e soprattutto nell'ottica sempre di un rispetto dell'ambiente, il rispetto del mare. Ecco, da qui il recupero anche di una visione di mare che probabilmente non abbiamo mai avuto. Quindi io, al netto, diciamo, dei discorsi istituzionali, passo la parola, ringrazio, ripeto, tutti coloro che hanno collaborato dall'inizio alla fine, lo ripeto: i Pittamuri, l'associazione Fare Ambiente, chiaramente il comune, gli uffici comunali, l'Istituto Zooprofilattico di Sicilia nella persona del dottore Seminare, il commissario, del dirigente, il dottore Dara,
che ha veramente, che sono stati per noi, diciamo, motore propulsivo, e adesso passo la parola a loro, e grazie a tutti voi per la presenza e ovviamente soprattutto ai più piccini. Sindaco, la ringrazio e io mi auguro che la prossima volta ci organizziamo soprattutto per i bimbi, perché la sensibilità la affidiamo a loro più che a noi. Porteremo un po' di gadget, un po' di cose, qualcosa l'ha già recuperata l'onorevole Sunzeri. La liberazione della tartaruga ne potremmo fare un'altra in prospettiva per tenere. Poi noi cercavamo effettivamente un posto che ci aiutasse a smistare l'arrivo delle tartarughe, e quindi pensando a Bonfornello come area di raccordo delle due autostrade principali, quindi noi riceviamo tantissime tartarughe dal versante messinese, ma arriviamo pure a Ragusa, Siracusa, Catania, quindi ci sembrava opportuno, essendo Termini messa come dire, strutturalmente, logisticamente nel posto giusto, l'idea si è concretizzata, abbiamo trovato la vostra disponibilità, abbiamo lavorato. Questo in questo momento è un centro di primo soccorso, significa che arriveranno le tartarughe, verranno stabilizzate, poi le trasferiamo a te, però questo non impedisce che, organizzandoci bene, possiamo farlo diventare anche un centro di visite, cose. Ma anche così, con le dovute precauzioni, mi auguro che a piccole dosi, perché il locale è stretto, faremo fare il circuito ai ragazzini con le scuole. Le capitanie di porto sono sempre con noi dalla mattina alla sera, il dottore Dara è in costante coordinamento. Per noi è un momento importante, non è retorica, ma io sento questa cosa perché l'abbiamo voluta fortemente. Devo dire che nell'ultimo periodo io avevo la pausa perché aspettavamo una nuova vasca, però dobbiamo dire che non ce n'era bisogno, perché quelle che noi riteniamo vasche brutte di servizio le hanno trasformate veramente, veramente, gli dobbiamo dare atto. Chi è il pittore? Le pittrici. Veramente che quasi gli vorrei dire se vengono a fare un po' di lavoro, perché quelle erano più vasche da lavoro che mentre le vasche, ma la vasca nuova, quella azzurra, fa meno figura. Quindi veramente un plauso a sti ragazzi che vanno incoraggiati e vanno ulteriormente motivati. Per noi, torno a ripetere, è un momento di partenza. Se l'assessore Preti, che si è speso per l'altra parte, riusciamo a fare una breccia, entrare lì dentro e organizzare, che poi non ci vogliono nemmeno tanti grossi impegni economici, con poco noi possiamo fare una cosa che dà un segnale a Termini, sta crescendo l'area turistica, l'area, tutto quello che può tornare utile. Le capitanerie sono sempre, questa è fra le più attive, e quindi, come dire, un auspicio a portarci avanti senza abbassare la guardia. Ricordiamoci, sindaco, che siamo davanti ad animali, non è la macchina del comune che finisce la benzina o scade l'assicurazione e poi quando avevi piccio. Gli animali, sabato, domenica, Capodanno, Natale, d'estate più che altro, abbiamo avuto delle difficoltà, come dire, gestionali con l'energia elettrica, le abbiamo superate. È importante che i ragazzi ci stiano sopra. L'igiene ambientale, come vedete, l'acqua è limpidissima, ci sono filtri di alta qualità, però l'assistenza umana è indispensabile. Per cui io ho da dire grazie all'amministrazione della mia città. Ma no, nulla da aggiungere oltre a quello che hanno già detto tutti, che ha detto il sindaco, ha detto il commissario Seminara. L'anno scorso l'abbiamo immaginato, arriviamo finalmente a conclusione, apriamo questo centro di primo soccorso che sono certo darà una mano all'istituto, ma soprattutto lancia un messaggio forte alla città, è quel messaggio di tutela all'ambiente che vogliamo portare avanti, continuare a portare avanti tutto il lavoro fatto in questi anni. Ovviamente serve sempre maggiore attenzione, come diceva il dottore Seminara, ci sono degli animali, quindi l'impegno di Fare Ambiente e di tutte le associazioni che si stanno impegnando a garantire un presidio costante nel corso di delle giornate, perché serve dare da mangiare, serve ripulire le vasche, serve controllare che stiano bene, e credo che sia un bel frutto di collaborazione sana tra amministrazione, associazioni. I pittamuri hanno reso quello che era una stanza bruttissima
tinteggiata d'arancione in una stanza più bella di quello dell'istituto zooprofilattico, commissario, infatti senza nulla togliere all'istituto. E quindi l'invito che le possiamo fare è arruolarli per provare a sistemare anche, no, a renderla sicuramente più bella con tutte le immagini che sono state fatte. Un ringraziamento ovviamente ai ragazzi, a Francesco Paolo, al consigliere e a Peppe Di Maio che ci hanno permesso di avere oggi qui l'amplificazione, di avere l'attenzione, l'amministrazione tutta ovviamente per queste giornate. Ora i bambini volevamo dare un piccolo dono, un omaggio. Di fatto, come sapete, poco fa lo spiegavo qualche bambino, c'è anche mia figlia qui, queste tartarughe il più delle volte vengono trovate con della plastica al proprio interno, con gli ami, e allora abbiamo pensato che un messaggio poteva essere quello di dare una bottiglietta in alluminio per contrastare l'uso indiscriminato della plastica, soprattutto nelle bottigliette che vengono utilizzate a scuola, che vengono portate in giro, quindi a ogni bambino, per evitare appunto la plastica in mare, per evitare che le tartarughe vadano a ingerire. Quindi dopo, se avvicinate con i bambini, vi doniamo una bottiglietta di Sicilia Plastic Free, che è un progetto che abbiamo realizzato in assemblea, e ovviamente l'istituto zooprofilattico si è impegnato a un prossimo appuntamento dove doneremo altri gadget ai più piccoli. Quindi grazie per essere venuti qua, lascio la parola al capitano che è ben più giovane di me, soprattutto che garantisce un servizio molto importante per il nostro territorio e che sono certo darà una mano anche per il centro di primo soccorso. Sì, buonasera a tutti. Io innanzitutto ringrazio il sindaco Maria Terranova per l'invito a questo splendido evento. Due parole, non voglio aggiungere altro. Le tartarughe marine sono degli animali estremamente protetti. La cui esistenza viene messa a rischio da numerosi fattori, ne cito qualcuno: pesca illegale, utilizzo di sistemi non selettivi, ma micro e macroplastiche. Quindi ovviamente la nostra sensibilizzazione verso l'ambiente marino e verso la tutela di questi animali è fondamentale. Tra i compiti del Corpo delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera c'è appunto la tutela di questi animali. Quindi io invito a tutti i cittadini di Termini, non solo, a segnalare prontamente la nostra sala operativa, che è aperta H24, 7 giorni su 7, tutti gli avvistamenti di questi esemplari in mare o sulla spiaggia. Questo ovviamente consentirà alla macchina di soccorsi di attivarsi immediatamente. Ovviamente con questo centro aperto qui a Termini Merese sarà molto più facile e molto più veloce poter portare le prime cure a questi esemplari. Io ringrazio ancora per l'invito e buona serata a tutti. Allora adesso questo è attenzione. Cosa? Adesso invitiamo tutti a fare un giro breve, diciamo, senza calcarci dentro, proprio a tutela delle tartarughe. È un momento davvero emozionante perché spesso si parla di blue economy, di rapporto con il mare, si parla di ecologia e tutte queste cose poi però difficilmente vengono tradotte in fatti concreti. Oggi è un fatto concreto in cui le nuove generazioni, non soltanto di Termini Merese ma anche dei comuni limitrofi, potranno venire con le giuste tutele, come ci ricordava il presidente Seminara. Da questo punto di vista potremo naturalmente visionare da vicino quelle che invece altre volte si vedono soltanto in televisione o soltanto sui libri, quindi sarà sicuramente una fortuna per le nuove generazioni. D'altra parte io però chiamo qui ad avvicinarsi le guardie zoofile, perché stanno per svolgere, hanno già svolto fin oggi, hanno già svolto fino oggi un servizio assolutamente gratuito, e la convenzione che in questo momento è in corso fra le guardie zoofile e di fare ambiente e la città di Termini Merese e anche quindi lo istituto zooprofilattico non prevede assolutamente alcun compenso. Questo deve essere chiaro, è puro, purissimo volontariato, e questo diciamo va tutto a vostro onore. E sono state ampiamente lodati anche se alcune persone coincidono nelle due associazioni, i pittamuri che hanno reso così bello questa struttura. Ora basta con le parole, andiamo assolutamente con i fatti e cominciamo la visita del nostro centro di Termini Merese. Grazie a tutti voi per essere intervenuti e iniziamo.
ancora deve arrivare.